Vediamo come possiamo ritagliare e modificare le immagini in modo gratuito utilizzando Photoshop Online. Cercate Photoshop Online su Google, viene fuori Pixel Editor. Richiede l'installazione di Adobe Flash, è un programma gratuito che potete installare nel vostro computer senza problemi. In questo caso è già installato, lo attivo, consento l'accesso. E si presenta questa interfaccia. Utilizziamo apri un'immagine dal computer. Apro dei pinguini. Se voglio vedere le dimensioni dell'immagine, vado su dimensioni immagine. Abbiamo, ecco, sono 2880x1800. Ammettiamo che voglio rimpicciolire questa immagine, seleziono questo, anche se non si vede che è selezionato, lo è. Facciamo 800, mantenendo le proporzioni, vedete che è diventato 500. Faccio ok. Se voglio vedere le dimensioni reali, clicco due volte la lente qui e ho le dimensioni reali. A questo punto lo posso salvare. Salva dal menu file. Qui do un altro nome, test. Mantengo il formato JPEG, che è quello più utilizzato per le foto, qualità 80 e faccio salva. L'immagine è salvata. In questo modo quindi potete rimpicciolire le immagini come volete voi. Chiudiamo. Vediamo un'altra cosa, riapriamo l'immagine di prima. Ammettiamo che adesso voglio fare un banner che ha delle dimensioni molto precise. Allora, vado sul menu file, faccio nuova immagine e dico che questa immagine deve essere larga, ad esempio 1000 per altezza 400. Faccio ok. Ecco, abbiamo un banner orizzontale. Per spostarlo prendete questa barra scura qui e lo potete spostare. Adesso devo rimpicciolire un po' questa immagine in modo che entri in una larghezza di 1000. Quindi che cosa farò? Come immagine dimensioni, gli darò invece che 2880, la porterò a 1000 ovviamente. L'altezza, ecco, controllate che l'altezza sia abbastanza per non dare spazi vuoti. In questo caso è 625, che deve entrare dentro 400, quindi va benissimo. Ok. A questo punto seleziono tutto, quindi vado sul menu modifica, faccio seleziona tutto oppure Ctrl A, vedete ci sono anche comandi da tastiera. Poi faccio copia. Anche qui Ctrl C, volendo, ho copiato in memoria, vado sull'altra immagine e faccio incolla, Ctrl V. Vedete che avete i comandi da tastiera, fate molto prima, incolla. Adesso prendo questo strumento qui, lo strumento sposta, e posso spostare, vedete, siccome l'immagine è più alta di 400, la posso spostare come voglio. Però vedete che larghezza è esattamente 1000, quindi state attenti a non lasciare questi spazi bianchi. Ecco così. A questo punto abbiamo i pinguini perfettamente dentro un banner che posso mettere nel mio sito. Anche in questo caso faccio salva, date il titolo che volete, JPEG, qualità 80. Ecco fatto. Vediamo adesso invece come si possono fare dei ritagli. Quindi apriamo sempre la stessa immagine. Prendete questo strumento vicino allo strumento sposta, lo strumento ritaglia. Ecco. Voglio fare un'anteprima del viso, della faccia del pinguino. Ecco, a questo punto faccio, clicco fuori oppure clicco invio, premo invio sulla tastiera, cioè il tasto per andare a capo, che è la stessa cosa. Ecco. E ho, cliccando qui due volte, ecco, ho l'anteprima del viso di un pinguino. In questo caso ho creato un ritaglio. Chiudiamo questo, riapriamo l'immagine. Ecco, queste sono le cose più importanti per creare dei ritagli, per modificare l'immagine. Avete però qui un vero e proprio Photoshop, non proprio completo, che però vi permette di fare tantissime cose. Ad esempio, qui ci sono tantissimi filtri che potete applicare per divertirvi. E qui avete tanti strumenti che adesso non starò a spiegarvi, ma questo programma sicuramente vi darà soddisfazione.